Sono uniti al momento opportuno. Direi giusto in tempo. Un paio di minuti fa non sarebbe stato male. Li hanno chiamati i giovani turchi. Ma sono italiani e piuttosto esperti. Decidiamo noi come si fanno queste cose. Hanno posizioni eroiche. Sostegno ai diritti e alla dignità del lavoro. Non vogliono rottamare. Cambiare i connotati culturali, sociali, economici della realtà. Provano a sgretolare la burocrazia interna. Ognuno di noi ha pagato un prezzo. E puntano al cuore del partito. Combattono insieme. Dammi la mano! Contro spartizioni e giochi di segreteria. Ma c'è un ostacolo. C'è il PD. I padri che li hanno fatti crescere ora li temono. Disturbo forse? La loro guerra è appena cominciata. Buonasera, questa settimana la politica, ma soprattutto la politica nel fronte più turbolento, che è quello del centrosinistra, è stata dominata dalla sortita di due quarantenni. Ora la cosa in qualunque paese europeo dove i leader del centrosinistra hanno 40 anni sarebbe considerata normale, ma qui in Italia che due dirigenti di 40 anni abbiano tenuto in mano l'agenda del centrosinistra ponendo un problema che forse era una provocazione perché poi hanno fatto una parziale retromarcia, ma che comunque era un problema enorme, cioè dobbiamo staccare la spina al governo Monti, qui in Italia non è una cosa scontata. In questa settimana politica, anzi proprio stamattina, all'Hotel Parco dei Principi, in un luogo incantevole di Roma, è andata in scena l'anteprima di un'altra novità, il primo scontro delle primarie. Hanno parlato tutti i leader del centrosinistra, da Bersani a Diliberto, a Ferrero, addirittura a Di Pietro, che è stato durissimo, a Nichi Vendola, hanno parlato tutti e hanno praticamente fatto una specie di anteprima. In questa turbolenta riunione, di cui vedrete un servizio, è successo un po' di tutto, ci sono stati anche dei fischi. Rafforzano Bersani oppure no? E soprattutto il nodo su cui il centrosinistra si divide è sempre quello: che cosa dobbiamo fare con questo governo? Sono giusti i provvedimenti che abbiamo votato oppure no? Bersani è stato, e vedrete proprio il militante che, controllato dai suoi dirigenti, però si è arrabbiato, è stato fischiato su un nodo che, quando ha difeso come giusto l'operato sull'articolo 18. Allora, siccome il tema staccare la spina e siccome i protagonisti sono questi due giovani dirigenti che, unici fra tutti gli altri, si sono conquistati le prime pagine dei giornali, questa sera cominciamo da loro, da Fassina e da Orfini. Buonasera da Luca Telesta. Sì, c'è anche però una situazione diversa dell'attuale governo e soprattutto un umore forse diverso del Presidente del Consiglio Mario Monti. Nelle ultime ore, mentre, come diceva bene Telese, il PD e la sinistra è in subbuglio, non che il centrodestra sia pacificato nelle sue primarie, nella sua scelta della leadership, insomma in queste ultime ore il governo ha fatto due cose che sono piuttosto significative. La prima è quella, per bocca del suo Ministro della Giustizia, l'avvocato Paola Severino, ha detto
attenzione, perché metteremo la fiducia sul disegno di legge contro la corruzione. Sembra un aspetto tecnico parlamentare, non lo è, perché quello è uno di quei disegni di legge che divide e molto i supporter del governo Monti. E ha fatto un'altra cosa il governo Monti, cioè ha deciso, direi in maniera un po' inconsueta rispetto ai riti e alle liturgie del passato, di nominare presidente della RAI una signora che, come grande esperienza, c'ha quella della Banca d'Italia, quindi una tecnica ma non della RAI, e nominare addirittura il direttore generale della RAI attraverso un gesto un po' inconsueto rispetto al passato, perché adesso non vi annoio, c'era bisogno di una certa concertazione. Cosa vogliono dire questi due scatti di orgoglio del governo Monti? Vogliono dire una cosa, secondo il buon senso, cioè che Monti ha detto: cari partiti, mentre voi pensate alle vostre primarie, alle vostre divisioni, al supporto, alla spina da staccare o non staccare, io vado avanti, e non solo vado avanti, ma vado avanti senza più quella che potremmo definire la sindrome dell'articolo 18, cioè la contrattazione con i partiti di quello che noi si deve fare. Dunque, nomino io quelli che contano in RAI e decido io che il disegno di legge contro la corruzione deve passare così com'è. Dunque, al problema della sinistra e ai problemi del centrodestra c'è il problema dei problemi, cioè Monti ha lanciato in alto la palla e vuole che rimanga in alto ancora per un bel po', probabilmente. Buonasera da Nicola Porro. Allora, eccoci qui in studio, c'è una presenza simbolica, eccola, metaforica, ma anche materica, che è quella della spina. I nostri due giovani turchi poi ci diranno forse anche subito che cosa fare di questa spina, gli elementi di contesto, perché noi scherzando diciamo sempre cose serie. Questa settimana si vota in Grecia. 17. Quindi noi seguiremo questo avvenimento come abbiamo fatto, e questo è un fatto decisivo. La Spagna sta, c'è il grande salvataggio di oggi, il grande salvataggio di oggi della Spagna, l'idea che la Spagna commissariata, però sostanzialmente commissariata. La Spagna come la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo. Terzo elemento, solo di suggestione, ma Nicola mi potrei dire, fra gli analisti circola addirittura la voce che uno dei piani che le banche stanno esaminando come scenario possibile è che la Germania esca dall'euro. È uno dei piani, è il piano B, il drammatico piano B. In tutto questo noi ci occupiamo di questa spina? Sì, perché l'accelerazione è dovuta anche al fatto che loro sono quarantenni e conoscono le lingue, sentono queste cose. Fassina ha avuto una carriera importante nelle istituzioni Fondo internazionali, internazionale. E quindi forse anche il senso di urgenza con cui avete accelerato il dibattito è dovuto a questo. O no? Chi è Spider-Man e chi è Goblin fra voi due? Perché poi fanno questo gioco che uno mena, l'altro lo appoggia, poi l'altra volta mena l'altro. Chi è? Come vi concertate? Dateci questo retroscena. Affinità elettiva. Cioè tedeschi sostanzialmente. Vi sentite per telefono e dice: io oggi dico che stacchiamo la spina, vienimi dietro. Com'è? Ma no, nessuno ha detto stacchiamo la spina. Abbiamo posto un problema politico che mi pare evidente. Ne abbiamo discusso ieri in direzione. E cioè il fatto che dopo le elezioni si è reso ancora più evidente il distacco tra il Parlamento, la politica e il Paese. Perché possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma è evidente che il risultato delle amministrative consegna un Parlamento che è poco rappresentativo, mettiamola così, con un PDL in difficoltà, col rischio di non avere in Parlamento la capacità di dare quelle risposte di cui il Paese ha bisogno. Però lei ha detto proprio andiamo alle elezioni a ottobre. No, cioè ha detto la spina la stacchiamo. No, io non ho detto a ottobre andiamo, si vota. Hanno detto andiamo, possiamo poi riprendere il testo originale. Ho detto che andava, bisognava verificare le condizioni della lei legge ha detto, elettorale. Votiamo subito. Della legge elettorale. In caso non si facesse la legge elettorale, in autunno si dovrebbe anticipare la legge di bilancio e a quel punto valutare in concorso con l'Unione Europea, proprio per le ragioni che venivano richiamate prima, perché siamo in una fase drammatica, la possibilità di anticipare le elezioni. Dopodiché ieri abbiamo discusso in direzione e tutti abbiamo votato la relazione di Bersani, che indica chiaramente come obiettivo del PD arrivare alla scadenza naturale della legislatura. Quindi credo abbiamo dato un contributo a una discussione. Perché questo scarto tra paese e politica mi pare sia sotto gli occhi di tutti e c'è necessità di ricomporlo, quindi di qualificare l'azione di governo nei prossimi mesi, perché non,
non aiuta nessuno un Parlamento e un governo che non riescono a fare quegli atti di cui al Paese ha bisogno. Tipo cosa, Fassina? Io penso che è necessario affrontare il problema degli esodati, che sembra un aspetto marginale, ma è un indicatore di iniquità nella politica, nelle politiche che sono state fatte, che è molto grave. Sì, che nasce da un provvedimento del governo fatto a tambur battente. Ma è un problema che alcuni di noi avevano già segnalato a dicembre, sottovalutato, temo, dal ministro Fornero, e che oggi è aperto in tutta la sua gravità. Cioè ci sono centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici che sono senza pensione e senza stipendio. E questa è una grave ingiustizia che dobbiamo colmare. Fermiamoci solo un attimo perché vogliamo aprire, come sempre, e questo è un programma che dà sempre voce a tutte le piazze, a tutti i luoghi. Siamo dentro la... Dove siamo, David? Dove siamo? Raccontaci. Permesso, buonasera. Dove siamo? Siamo a Ostia Antica, in una delle storiche sezioni, Berlusconi la direbbe così, del PC, PDS, DS, oggi PD. DS, oggi PD. E beh, qui ci sono tutti i simboli però storici del PC, non è che sono scomparsi da quando è nato il Partito Democratico. La regia gentilmente ci fa vedere, poi vi presentiamo tutti gli ospiti che ci sono, perché Petroselli, qui sono molto intransigenti. C'è Petroselli, c'è il compagno Berlinguer che rimarrà vivo nel cuore di ogni palestinese, è l'omaggio dell'ufficio dell'OLP in Italia, e poi insomma cimeli storici che hanno fatto la storia del Partito Comunista. Io intanto vi saluto c'è e vi ringrazio per avermi ospitato qui. Senti, ma scusa, c'è, ma non è che tu arrivi alle 8:30 di sera e la sezione è aperta, oppure sì, sono, li hai invitati tu, oppure stavano facendo già qualcosa? No, stavano dalle 20:30 alle 23, qui forse voi non avete capito perché state parlando di primarie, state parlando di Monti, qui invece stanno facendo una cosa molto concreta che sono i cappelletti. Ne hanno fabbricati 70.000 oggi durante la trasmissione, loro vorranno intervenire su tutto ovviamente, però vogliono farne almeno 5.000, quindi chiedono di non disturbarli troppo con le primarie di coalizione, l'UDC, PPI, CCC, CCD, CDU, questo mi hanno detto poco fa. Chiedono di lavorare, di poter intervenire, di dialogare con Orfini e Fassina, però qui avete da fare voi, vero? Noi abbiamo da fare, E le primarie invece di coalizione? Le primarie di coalizione si deciderà, deciderà il partito. Però è una priorità questo? Certo, questo ma che ci fanno con tutti questi cappelletti? Ma come che ci fanno? Ah sì, giusto, che ci fanno, perché non l'abbiamo spiegato. Dunque qui, a differenza delle... Ci sono in tutta Italia c'è la cosiddetta festa democratica, qui a Ostia Antica no, c'è la festa, unità e festa, ma c'è da 30 anni, da quanto? Sì, dal 1972. Ecco, ma vi hanno informato che siete il Partito Democratico? Che voi oppure... Noi siamo. Perché se no poi Pelese e Porro vi dico, ecco, Parenzo ha fatto la solita comunistata, cosa che non è vera peraltro. No, ci hanno informato, sì. Noi abbiamo seguito... Unità e festa però. Unità e festa, noi abbiamo seguito tutto il progresso. Il progresso che c'è stato, tutta l'evoluzione dal PC, eccetera, sì. A oggi. Senta, ma noi siamo i reduci, diciamo. Parenzo, gli puoi chiedere alla signora se sta facendo i cappelletti anche per Di Pietro e Vendola? Hanno avuto il coraggio di continuare. Allora, il signor Porro, il vice direttore Porro, chiede se state facendo i cappelletti anche per Vendola, Di Pietro, Follini. Beh, Follini sì, del PD, quindi. Noi li facciamo per tutti coloro che vogliono venire alla festa dell'unità. Non c'è più la festa dell'unità. Noi la chiamiamo ancora così, sì. L'unità è festa. L'unità è festa. Voi ve ne fregate, il Partito Democratico però... Lei dirà che noi saremo dei nostalgici, chiameremo, continueremo a chiamarla festa dell'unità. Sì, ma qui bisogna staccare la spina. E anche il PD sarebbe meglio chiamarlo, in un altro modo, Scusatemi. Anche il PD si potrebbe richiamare in un altro modo. Nel momento in cui stacchiamo la spina, poi c'è la destra che ci viene addosso, quindi a questo punto noi continueremo ad andare avanti e a sostenere il governo Monti, il governo delle banche. Certo, lo dice lei il governo delle banche. Per quanto mi riguarda il governo Monti ha fatto molto bene. Ne parleremo. Non è vero questo collegamento. Ci sta ingannando. Io lo sapevo. Ho visto la faccia di Porro. Chiedi a qualcun altro. No, ho visto la faccia di Porro, ecco, vabbè, solito comunista che va nella vecchia sezione. Invece qui sono più sostenitori del governo di te, caro Porro. Ma vediamo, sentiamo un altro parere, un altro compagno. Un attimo. Aspetta, il compagno che quel compagno più giovane, che il 72 non era nato.
Aspetta, no, che poi c'è la signora che ha 91 anni che teniamo alla 90. Fine. 90, scusi. No, per essere precisi. No, chiedo scusa, signora. 90 anni, grande montiana di ferro, peraltro, la signora, eh? Sostenitrice di monti proprio, eh? A metà. Ma, vabbè. Allora, Giovanni, scusate se vi disturbo. Il signor Giovanni Zanolla è il giovane segretario della sezione, ha 28 anni e che dire, anche lui è un mezzo montiano, no? Diciamo, sostengo la responsabilità che il Partito Democratico a livello nazionale ha avuto nei confronti di questo governo tecnico. È divertente però, perché in studio ci sono due rivoluzionari, lei che è giovane invece sostiene Monti. Non credo che Fassina abbia detto qualcosa di diverso prima. Nell'introduzione è stato chiaro, sosteniamo il governo, responsabilità del nostro partito per risanare i conti, per fare una legge elettorale che ci porti alle elezioni con un programma chiaro che dia una visione diversa di questo paese. Ma quella spina va staccata o no, questa, ecco, metaforica cosa spina? Cosa devono la fare? La spina finirà da sola col suo mandato. I dirigenti del Partito Democratico si stanno impegnando per costruire un progetto per l'Italia. Credo che sia un impegno maggiore di stare a pensare se quella spina va staccata o meno. Ragazzi. Allora, ritorniamo in studio e sentiamo Orfini. Intanto lei che cosa bisogna fare con questa spina? Decidetelo anche simbolicamente. Ma noi ieri abbiamo deciso di tenere attaccata la spina. Però, insomma, credo che quello che noi abbiamo detto in queste settimane sia servito a dare un po' di scossa alla spina. Perché noi abbiamo posto un problema politico. Cioè, siamo convinti che le aspettative che l'Italia aveva nei confronti di questo governo non siano pienamente soddisfatte. Cioè, noi ci aspettavamo molto. Abbiamo avuto non sufficientemente. Faccia tre esempi chiari che tutti capiscono, le tre cose che non le piacciono. Ma io guardi, gliene faccio una sola, la mancanza di equità, perché nel discorso di insediamento di Monti, Monti aveva promesso equità, l'equità non c'è stata, perché fino ad oggi hanno pagato sempre gli stessi, con in più alcune gravi disattenzioni, la vicenda degli esodati, ma non solo, adesso arriva l'IMU, noi abbiamo chiesto di alleggerire l'IMU con una patrimonialina, ancora non abbiamo ottenuto risposte. Le pensioni? Porro, le pensioni erano state annunciate come qualcosa che serviva per dare un futuro a chi non le aveva, invece sono state utilizzate per fare cassa, era forse indispensabile, però si poteva fare di più. I tre elementi fondamentali, cioè, del dico governo. Dico solo una cosa aggiuntiva, la precarietà. Non consigliare, ma sono cose che abbiamo già detto, cioè la riforma del mercato del lavoro poteva avere una maggior dose di attenzione nei confronti dei precari, non credo che la vita di un precario oggi sia cambiata, certo qualcosa è stato inserito grazie a noi. Orfini, però posso... E la volevo correggere solo su un aspetto del suo editoriale, scusi se mi permetto, perché sulla RAI Monti non ha alzato la palla, sulla RAI. Monti si è limitato a buttare la palla in corner, nel senso che noi avevamo chiesto di cambiare davvero la RAI facendo una riforma della governance, questo non è successo. Non è successo perché il PDL ha detto che non lo voleva fare e Monti, non accettando di fare una discussione parlamentare, poi ha trovato una soluzione molto all'italiana, cioè di scegliere due nomi autorevolissimi, anche se io non conosco la nuova presidente della RAI, di certo non è una donna di prodotto televisivo. Però sicuramente un passo Santoro avanti rispetto al passato. Monti nella testa solo dei banchieri, perché anche questo Santoro in questa occasione ha detto anche qualche sciocchezza, perché ha criticato la nostra posizione aventiniana. Noi abbiamo fatto una scelta politica giusta, abbiamo detto che non partecipiamo alla lottizzazione della RAI e la settimana prossima, quando inizierà il percorso, e così è successo. Cioè Monti in realtà ha seguito da questo punto di vista il vostro punto di vista, cioè ha nominato due che non hanno nulla Monti a che vedere con i partiti, ma se Monti voleva seguire il nostro punto di vista doveva aprire una discussione, favorire una discussione sulla riforma della governance, perché se nella RAI di oggi ci metti Bill Gates non risolvi alcun problema, perché lì c'è un consiglio d'amministrazione che ogni settimana ha cambiato il presidente e il direttore generale potranno fare tutto da soli sostanzialmente. Ha promesso di cambiare lo statuto della RAI, ma siccome lo statuto della RAI è vincolato da una legge che si chiama legge Gasparri, più di tanto non lo si può cambiare, quindi il direttore generale della RAI non sarà mai un vero amministratore delegato come in una qualunque azienda del paese. E Dovrà trattare con i consiglieri che saranno nominati dalla commissione di vigilanza. Vabbè, ma allora Orfini qua è proprio stacca. No, la lasciamo attaccata. Vittorio inquadra Però credo che l'effetto della discussione che noi abbiamo fatta è servita a fare un passo avanti, cioè si è riconosciuto che c'è
molto di più di quello che ha fatto il governo, che deve essere fatto, e forse oggi Monti capirà che su questi terreni deve dare un po' più diretta al Partito Democratico. Orfini, però io voglio farle una domanda stringente. Sì. Siccome il direttore generale della Rai, poi la chiudiamo perché è una cosa che riguarda più noi forse che gli italiani, perché forse si occupano Santoro più del decreto di sviluppo. Santoro ha fatto il 6% parlando di questo, quindi... Non è che dobbiamo occuparcene, dici? No, dico, però interessa. La domanda fondamentale è questa: siccome il direttore generale della RAI, designato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'Economia, che è Monti, deve poi avere un placet da parte degli azionisti e anche dei consigli di amministrazione, secondo la vecchia legge Gasparri, secondo lei il PD voterà a favore di un direttore generale con lo stile? La devo correggere, perché il Partito Democratico non può votare un direttore attraverso generale attraverso i suoi rappresentanti. Ma le ho appena detto che noi non nomineremo rappresentanti nel Consiglio d'Amministrazione. E chi saranno i signori che entreranno nel Consiglio d'Amministrazione? La Commissione di Vigilanza, che senza è fatta da chi? Ma noi non parteciperemo a quel voto, quindi non andremo in vigilanza, o comunque non andrete in vigilanza e non designeremo nessuno. Se li designerà il PDL, il Terzo Polo e chi altro. Cioè voi non disegnerete nessuno nessun consigliere d'amministrazione della RAI. L'unica cosa che sicuro fa, questo, sicuro, torno a farmi crocifiggere se non sarà così. L'unica cosa che probabilmente faremo è votare la presidente, perché senza i 2/3 della commissione non viene eletta, e non votarla paralizzerebbe l'azienda. E la voterete la presidente Tarantola? La presidente la voteremo. Benissimo. Però non nomineremo nessuno. Benissimo. Va bene, allora c'era Fassina, Orfini no, non c'erano i militanti della sezione di Ostia Antica. Andiamo a vedere con Stefania Podda uno scorcio diverso da quello che avete visto nel TG della discussione di stamattina. Le primarie senza programma è come dire una bottiglia vuota, senza alcun liquido dentro. Non cerchiamo pretesti, se si vuole partecipare si partecipa nel rispetto reciproco. Io sono a disposizione. La sinistra parla e si parla. La Fiom ascolta, applaude, protesta anche. Ma l'occasione per un confronto sul lavoro è unica. Ci voleva Landini per riunire di nuovo il centro-sinistra, perché sono venuti oggi tutti, insomma, no? Sono tutti qui, è vero, ma non appassionatamente. L'attacco di Di Pietro a Bersani per il sostegno al governo Monti è frontale, durissimo. Ma anche la platea non concede sconti. Non è vero! Non è vero! Non è vero! Venite voi in un'azienda Finmeccanica che dirigete per questo, perché sta in fase... Come non serve? E non dicesse che... E non è vero! Bersani incassa i fischi. Le urla sull'articolo 18. Si difende. Mettere il lavoro come elemento cardine di un programma di governo è la nostra intenzione, ma io penso di aver fatto argine a che l'articolo 18 fosse stravolto e travolto, e credo che alla prova dei fatti si dimostrerà che questa formula che abbiamo ottenuto è un presidio molto rilevante per i lavoratori. Io non sono così pessimista così come è la Fiom. Ma l'unità che i lavoratori chiedono qui si allontana o si avvicina? I lavoratori debbono sapere prima di votare per chi votano, per cosa votano e che programmi queste persone hanno presentato. È finito il tempo delle deleghe in bianco. La situazione è drammatica, il paese sta crepando, torna come nell'Ottocento la povertà al centro della questione sociale. Le nostre divisioni e le nostre scelte devono dare conto al mondo del lavoro per una ragione elementare: ci diciamo sinistra. Non è proprio lo stesso pubblico di Ostia, questo, mi sembra, Luca? No, e la cosa che chi ama vedere i dettagli può aver notato è che c'è un dirigente del servizio d'ordine che a quell'operaio, perché era una platea, era metà la classe dirigente, metà erano operai veri, dice no, adesso non devi parlare, e lui sta zitto. Cioè era un clima molto teso. Due cose che ovviamente non potevamo raccontarvi. Oltre gli altri interventi, oltre a Bersani, erano molto radicalizzati. Era molto duro Landini, che diceva non bisogna più votare queste cose, bisogna cambiare la riforma delle pensioni che si è votata, ed era molto duro sia Vendola rispetto al passato, ovviamente Ferrero, ma soprattutto Antonio Di Pietro. L'avete visto anche questo nel TG, Di Pietro è molto duro. Allora, questa platea qua può diventare una coalizione? No, tutti i nomi che ha fatto credo difficilmente possano stare insieme. Temo che con Di Pietro i problemi aumentano. Oggi ero lì, ho ascoltato, non ho francamente avvertito
una tensione, ho avvertito una situazione molto appassionata. Bersani ha ricevuto pure diversi applausi durante l'intervento, quando ha posto la questione della democrazia nei luoghi di lavoro, la possibilità per chi per i sindacati, bisogna fare una legge proprio per i sindacati che non firmano i contratti di poter tornare in azienda, questo è stato apprezzato, la parte sulla politica industriale è stata apprezzata. Di Pietro ha usato dei toni populisti. Che cos'è che è inaccettabile per voi di quello che oggi Di Pietro ha detto? Ma innanzitutto l'analisi, perché Di Pietro non può far finta di non sapere le ragioni per cui il PD ha deciso di sostenere il governo Monti insieme al PDL, perché se non si parte da qua, se non si parte dall'analisi della fase, non si capiscono poi le singole posizioni. Cioè, non è che il PD fa gli inciuci, questa lettura del PD inciucista è inaccettabile, e se lui continua ad andare avanti a ripeterla, le porte si chiudono, poi deciderà quello che fare. Un atteggiamento populista, demagogico, che non ha senso. Volete staccare la spina a Di Pietro? Ma per quanto mi riguarda, se continua su questa lunghezza d'onda, la spina la stacca lui, perché di populismi in questo paese ne abbiamo avuti già abbastanza e fanno danni. Se uno non riconosce, poi si possono avere come Vendola una posizione. Ossia, non che non lo fosse fino a un anno fa, Di Pietro si è sempre contraddistinto per posizioni molto populiste, dure, accese. Insomma, è il Di Pietro di Vasto, non è che è diverso rispetto a quello. No, il punto è che in questo caso si rivolge con un tono inaccettabile a chi dovrebbe essere alleato. E quindi. Però anche Vendola critica il governo Monti. Qual è la differenza? Ma è legittimo criticare il governo Monti, ma Vendola non ha mai detto che il PD fa gli inciuci col PDL. Non è che non si può criticare il governo Monti. Anche noi abbiamo su punti specifici criticato il governo Monti. Ma uno deve partire dall'analisi della fase. Cioè, l'Italia a novembre stava sull'orlo del baratro per colpa di quelli che c'erano prima, perché non va mai dimenticato. Ora pare che i problemi in Italia li ha generati il governo Monti, che le tasse il governo Monti le ha messe così per sadismo. Chi c'era prima ha portato l'Italia a un centimetro dal baratro, è nato il governo Monti. Il PD si è assunto. Chi ci sta portando nel baratro? No, non, io non credo questo. Con è una domanda, difatti. Con tutti i limiti che possiamo riconoscere, oggi noi abbiamo riaperto una partita. Perché se in Europa. Grazie alla riforma delle pensioni, grazie all'IMU, alle pensioni. È una domanda anche questa, non è certo, una ferma. Grazie all'IMU e alle pensioni, perché l'Italia da Berlusconi era stata lasciata con un bilancio con 20 miliardi di buco. Cioè, l'IMU e l'intervento sulle pensioni sono serviti a tappare 20 miliardi di buco all'anno. Ma scusi, che a il portare il bilancio in pareggio nel 2013, cosa che anche Berlusconi in maniera sciagurata ha deciso nell'agosto del 2011. Cioè, il tema è questo pareggio di bilancio 2013. Hollande in Francia dice, sapete che c'è di nuovo? Io me ne frego del pareggio di bilancio di Bruxelles. Beh, Hollande non dice proprio questo. Comunque, l'impegno al pareggio di bilancio, sì, l'impegno politico sul fiscal compact, e sul six pack che l'ha preceduto, li ha presi tutti il governo Monti. Voi sapete bene che quando un paese prende degli impegni a livello europeo, governo Berlusconi, sì, li ha presi tutti, certo, il governo Berlusconi. Quando un paese prende impegni a livello europeo, soprattutto quando quel paese ha 120% di debito sul PIL, gli impegni li deve mantenere, si deve riconquistare una credibilità. Dopo che si è riconquistato la credibilità, come è avvenuto grazie a quelle manovre pesantissime, allora si può discutere. Noi oggi possiamo andare a Bruxelles e discutere anche un allentamento del patto di stabilità che aveva definito il governo Berlusconi. In quanto sono state fatte quelle scelte, abbiamo recuperato credibilità. Grazie all'IMU possiamo non avere il pareggio di bilancio. Guardi che ci aspettano con i forconi. No, ma guardate, noi l'IMU, prima Orfini lo ricordava. Ma non è rivolto solo a lei, l'ha votato sia il PDL sia il PD, perché io qua, se ci fosse al suo posto uno del PDL, prenderebbe un po' le distanze dal governo Monti, ma insieme, non lei personalmente che non è parlamentare, ma insieme PD e PDL hanno votato l'IMU. Tutti e due l'avete votato sulla prima casa. Aspetta. Se un'altra volta facciamo un incontro, sì, con uno del PDL che ha votato come voi, che ha votato, noi avevamo proposto un'altra soluzione. Noi avevamo proposto di mettere l'aliquota sui capitali scudati portati all'estero e condonati al 15%. Sarebbero stati 15 e miliardi. E non è anche quello tradire un patto? Ma tradiamo i patti con i pensionanti che vanno in pensione con 1000 euro al mese, non li possiamo tradire con chi ha scudato, evaso e scudato 105 miliardi di euro? Noi avremmo voluto fare così.
Se porta qualcuno del PDL, le confermerà che chi si è opposto al 15% di aliquota su 105 miliardi di capitali evasi e scudati è stato il PDL, perché l'IMU sulle fasce più basse l'avremmo potuta tranquillamente evitare, avremmo potuto fare un'aliquota più alta sui grandi patrimoni. Chi non ha voluto è il PDL, quindi ora far finta che è tutta colpa del governo Monti non è vero. La colpa, il responsabile numero uno dell'IMU e dell'intervento sulle pensioni si chiama Silvio Berlusconi, Giulio Tremonti. Però l'avete votato. Però uno quando vota un provvedimento non può dire io non l'avrei votato. Lei non c'era in Parlamento, ma francamente non è, mi spiace fare ma io difendo la posizione Non è che dice sono dei pazzi. Vi ricordo che noi cadevamo nel baratro. Cioè, e oggi avete votato. Abbiamo votato per evitare il baratro, ripeto, se noi in senso di responsabilità ma non per senso di responsabilità astratto, per fare in modo che chi deve prendere la pensione a dicembre potesse continuare ad avere la pensione. Non è un senso di responsabilità astratto. È molto concreto, perché non si sarebbero pagati gli stipendi, cioè questo deve essere chiaro. Di Pietro, che sa benissimo queste cose e continua a parlare al PD nel linguaggio dell'inciucio, è un Di Pietro che si ghettizza, ma è lui che si ghettizza. Bene, allora io vorrei che tornassimo dai militanti della sezione del PD e proponendo prima a loro che ai nostri ospiti una questione molto importante che riguarda il cosiddetto rinnovamento del partito. Il Fatto Quotidiano, la nostra caporedattrice Valeria Aloisio ci fa vedere questa scheda, ha fatto un'indagine molto interessante, cioè secondo il regolamento del PD oltre tre legislature non si può fare. Bene, scopriamo, prima casella, 59 parlamentari sono già oltre questo limite, i più famosi Franceschini, Gentiloni, Letta, Migliavacca e Bersani. A quattro legislature ce n'è 21, Sposetti, Fironi, Parisi, Follini, Bianco i più famosi, a cinque ce n'è ben 7, a sei ce n'è 4 e a 7 ce n'è 3. Allora, a parte il fatto che qui ci sono tutti i leader, sono 100 persone, ci sono 100 parlamentari del PD che hanno già ottenuto una deroga. Allora io vorrei chiedere a loro, perché si dice sempre i militanti vogliono rinnovare, voi gli ridareste queste deleghe? Oppure, come dice Civati, un altro dirigente che però giovane... Che neanche... presentato l'ordine del giorno, alla fine. È vero, non l'ha Io devo dire, l'ho visto qua in onda per la prima volta, ha detto, se Bersani... Me ne vado dal partito Non proprio me ne vado dal partito, io ma... Io e i miei cari voteremo la lista. A difesa di Civati... Però ditecelo perché. Non ha detto questo. Da noi, Bersani. Hai ragione, non ha detto questo, però ha posto la questione... Perché non si può dire al pubblico nostro, numerosissimo, ragazzi, se si candidano più di tre legislature faccio un casino all'interno del partito, poi dopo una settimana c'è la direzione e non presentano neanche l'ordine del giorno. Bersani nella relazione ha assunto un punto importante. Questi sono i vecchi trucchi, ma non sono vecchi, ma ci sarà l'assemblea nazionale nella relazione. Ci sarà l'assemblea nazionale. Insospettabile difensore di Civati. Non è questo. Civati ha detto che se queste cose non verranno assunte, alla prossima assemblea, che è la sede che decide sulle cose statutarie, ripresenterà quegli ordini del giorno. Quindi ha solo spostato in avanti la battaglia. Bene, sentiamo a Ostia che ne pensano. Sentiamo Stefano, ma qui le idee le hanno abbastanza chiare. Le dicono le deroghe o no? Vengano tutti qui ad aiutare a fare i capelletti, cioè non è che bisogna stare per forza in Parlamento, no, dicevano. Esatto, cioè, esatto. L'invito D'Alema e tutti quelli che hanno fatto più di tre legislature. D'Alema, che devono Finocchiaro, fare oggi? Turco, Veltroni. Finocchiaro, Turco, andare Veltroni. Andare a casa. Signora, come a casa? Sì. La signora, la compagnia di casa. Chi ha superato una certa età deve andare a casa. 90 anni, la signora Giulia, 35 anni di militanza nelle feste dell'Unità. Lei dice che deve andare a casa. Di una certa età, sì. Anche da Massimo D'Alema, vanno andare a casa D'Alema. La signora ha 65 anni, non ha 90 anni. Non dite bugie. No. Sentiamo altri pareri. Ne hanno 90, Stefano? Sì, al massimo dovrebbero insegnare ai giovani a fare politica. Però sono i giovani che dovrebbero stare lì, come succede in tutto il resto d'Europa. Signora, scusi se disturbo, lei ma bisognerebbe mandarli a casa o no? Ma io direi di no, da mandarle a casa, però se ne riguardatina un po' di tutto. Noi Dio ci manderanno, noi si ce l'abbiamo sempre. No, ma una riguardatina, cioè voglio dire Finocchiaro, Turco, Melandri. Mi piace tanto. Quindi a casa non c'è. Allora la deroga però è una questione di gusto personale il suo. Certo.
D'Alema? No, è bravo. Pure D'Alema mi piace. Quindi teniamo anche D'Alema. Scusa, però il problema è mal posto. Io manderei giusto in pensione. No, ma io ho capito, è una questione, loro hanno capito, perché hanno sentito la tensione. Cioè, hanno capito che è una questione statutaria. Non è che la deroga. In pensione. Più che la deroga va data o no? Più no che sì. Più no che sì. Beh, se la sa fatta l'idea. Sentiamo questa ragazza giovane. Davide, che non senti mai le donne. Ma come non sento mai le donne? E la signora cos'era, scusa, non ho capito. Sì, no, lei si so. Chiama? Fiorenza. Signora Fiorenza, allora questa deroga bisogna darla o no, secondo lei? No. Ma lo dica proprio senza paura, no. Non è che ci la sono mangio. Tanti giovani, sì. Portiamo ma Parenzo, avanti un po' gli puoi giovani. Chiedere, signora, mi scusi Fiorenza, ma lei non pensa che senza D'Alema, senza Bersani, senza la Finocchiaro... In Parlamento. In Parlamento sto parlando, senza questi signori in Parlamento che conoscono bene il Parlamento, il PD rischia di perdere un po' di autorevolezza, di capacità di fare le leggi e di intervenire nel dibattito politico? Partito, devono comunque aiutare i giovani. Come? Devono? Non devono andare via dal partito, devono aiutare i giovani a poter portare il paese avanti con la gioventù. Cioè lei dice escano dal Parlamento e tornino a fare politica, certo. Cioè, perché ci sono più modi di fare politica, mica stare in Parlamento. Certo. Sono preoccupato, D'Alema difeso da Porro e attaccato dai militari. No. Aspetta che c'è un signore... Sì, va bene. Chi si chiama lei? Santino. Chi ha fatto politica per anni e anni come D'Alema, sì. Come tanti dicono, la Turco, la Finocchiaro, eccetera. Finito la sua mandato, sì. Dovrebbero ritornare qui nelle posizioni dove qui a fare si sviluppa cappelletti. Poi un discorso. Ma lei ce lo vede, Massimo D'Alema fa i capelletti adesso. Ma mica i cappelletti. E che fa? L'insegnamento ci cioè deve insegnare, sì. Ai giovani come si fa politica. Per me è questo. Deve tornare quando finisce il mandato, sì. Se finisce, non so quanti mandati potranno fare, però se finisce il mandato, pure se diventa vecchio perché magari non ce la fa più a camminare, sì. Si mette qui in poltrona e dice ai giovani come si fa politica. Come si fa politica? Vero? Capito? Io penso questo. Non bellissimo so se sondaggio del nostro mitico Parenzo. Allora, voi pagate un prezzo per quello che state per dire. Secondo voi, 7 legislature, 6 legislature, quante deroghe si possono dare a questi 100 parlamentari e in quale caso? Ma io l'ho detto ieri in direzione, cioè non si possono affrontare problemi politici con soluzioni procedurali. Che significa? Io ero pronto a votare l'ordine del giorno di Civati perché noi non stiamo affrontando questo problema. C'è un tema di rinnovamento nel Partito Democratico? C'è un tema anche per responsabilità nostra, cioè il rinnovamento non vuol dire che siccome sei un quarantenne, peraltro io sono un trentenne, questo ci terrei, che ecco, sì, perché bravo. Se no, perché poi come la signora ce n'ha 90, io ne ho 37, me li tengo finché posso. E c'è un problema, ma è anche responsabilità nostra, cioè, noi siamo qua perché abbiamo fatto delle battaglie politiche, cioè i giovani non devono chiedere spazio, devono occupare spazio, fare delle battaglie, conquistarsi la propria visibilità, il proprio posto politico, e questo manca nel Partito Democratico. La battaglia non è dire il rinnovamento perché siamo giovani e carini e ci mettiamo in posa davanti alla telecamera, questo non è il rinnovamento, è come funzionava prima. E questo è gattopardismo. Esatto. Però questi militanti, allora, io che credo, sono molto leali, sì, amano molto i loro dirigenti, dicono no, 100 persone. Ma loro dicono una cosa vera, cioè, no, io e Fassina siamo due dirigenti politici del Partito Democratico che non sono in Parlamento, esatto. E campano benissimo, fanno politica benissimo, stanno sui giornali, vengono in televisione, fanno le loro battaglie senza stare in Parlamento. Questo è quindi punto lei vero. Vuole dire anche loro a me preoccupa, però io vorrei inserire, io lo dico sempre questo perché sennò poi si fa confusione, sì, è importante il rinnovamento del gruppo parlamentare, però due questioni: uno, ci sono tanti parlamentari al primo mandato che meriterebbero di non essere di candidati. Ora lei ha fatto una cosa. Ma io le dico, no, le liste nel 2008 sono state fatte mettendo in lista, ad esempio, molti staff di leader che sono in Parlamento per quello. Questo non ha senso. In Parlamento ci si sta o per competenze o perché si rappresenta qualcosa. Lo sa che io le potrei dire, anche lei è stato segretario. Infatti non sono in Parlamento. La seconda questione... La dico in un secondo, è che, perché ci dobbiamo fermare, è che a me piacerebbe che decidessimo che chi ha fatto due volte il ministro non lo rifà più, perché ha avuto tanto dal paese, è stato utile al paese, ha avuto un onore, però, e forse la terza volta il ministro non lo può ci rifare. Ci sarebbero i suicidi. No, questo, ma lei non sta in Parlamento perché non c'è voluto stare o perché gliel'hanno impedito? Io facevo il consigliere politico, il vicepresidente del Consiglio, in un'epoca in cui le liste si facevano chiedendo ai leader cosa se volevano, e io non ho chiesto di essere messo in lista perché non aveva senso. Nella mia idea di partito non è così che si va. Grazie Alfini, ci fermiamo per un break pubblicitario e ritorniamo tra pochi secondi.
Allora, una puntata sorprendente, ma spero per voi interessante. Torniamo l'ultima volta nella sezione ormai celeberrima di Ostend su Facebook, su Twitter. Sì, tutti dicono: ma no, sono attori, sono tutti veri. E sentiamo l'ultima cosa che ha detto. Ma come attori? Come attori? Li conosciamo. Allora, intanto qui c'è una parte dei 70.000 tortellini che sono stati già come dire, surgelati, pronti. Cappelletti. Pronti per lui. Chiedo scusa, pronto per l'unità e festa, perché qui non si chiama festa del PD. L'ultima battuta la farei fare, continuate pure a lavorare qui, che il 25 avete la vostra festa, la farei fare al signor Maurizio. Sì. Rispetto a quanto hanno detto qui in studio, ad esempio sulle primarie, non abbiamo detto nulla, ma lei, se ci fossero subito queste primarie di coalizione, per chi voterebbe? Tra Vendola, Di Pietro, Bersani? Me lo dica così, subito, come le viene? Te la dico così, sì. Siccome io penso che i rinnovamenti non vengono per caso, sì. Quindi nessuno si leva dalla poltrona. Sì. Quindi Vendola, Di Pietro, una rivoluzione generazionale. Io sinceramente nessuno di Renzi. Renzi. Guarda, Renzi solo perché è più giovane. Solo perché è più giovane. Renzi dopodiché sarei un po' lontano. Lo sa qui il signore rimbocchiamoci le maniche. Glielo dica che vota Renzi. Glielo dica, signor rimbocchiamoci le maniche. Renzi, lei è il nostro Bersani. No, ma lei chi voterebbe alle primarie, ad esempio? Bersani, lei? Prodi. Prodi. Come Prodi? Sì, ma lui c'ha la coda di cavallo, cerca un altro militante più organico. Bersani, Vendola, chi è che potrebbe Vendola? Forse, aspetta, perché chiudiamo così, il segretario della sezione è un cripto vendoliano, posso dire così? Più o meno no. Un po' tentato. Sarei combattuto, però voterò il mio segretario. Però è tentato da Vendola. Voterò il segretario del mio partito. Però è tentato da Vendola, così è mi ha fatto. Tentato perché. Lo menano, lo picchiano. Ma non c'è più il centralismo democratico. Il segretario della sezione di Ostia che si permette di avere un dubbio. Ma è un pazzo lei. No, ma lo definiscono subito. Ma è fascino. Mi permettete di dirvi soltanto un'ultima cosa seria. L'impasto è fatto con il grana proveniente dalle terre del terremoto. Loro ci tengono a dirlo, hanno fatto un acquisto importante. Che tutti noi dobbiamo comprare. Hai ragione Davide, hai ragione Davide. Più grana per tutti. Perché noi stiamo facendo questa trasmissione, ci sono persone che, soprattutto anche dopo le dichiarazioni ieri del Presidente del Consiglio, in questo momento stanno tremando. E quindi veramente il grana è l'unico aiuto che possiamo dare concreto e vero, immediato, a quelle popolazioni. Grana e grana. Una battuta da Fassina. Quella frase che ha fatto fare titoli enormi, i poteri forti non mi vogliono più bene, è vero o no? Ovviamente Monti lo ha detto, quindi è una cosa che ha stupito tutti noi. Sì, ci ha stupito. Temo che faccia parte di un atteggiamento un po' corporativo di una parte di quei poteri forti che pensavano che Monti fosse a servizio. Dopodiché c'è anche una parte importante, penso ad esempio Confindustria, che ha legittimamente manifestato una delusione per provvedimenti sullo sviluppo che hanno ritardato. Quindi mi è sembrato un'uscita non particolarmente felice. Da parte Orfini, adesso ce n'è per lei. D'Alema, in un'intervista da Milano sull'Espresso, che ha fatto molto discutere, ha detto la borghesia sta lavorando per sconfiggere la sinistra. È vero o no? Ma la borghesia di questo paese, che è una borghesia particolare, non ha mai amato la democrazia, non la sinistra, nel senso che pensa di dover dirigere il paese senza mai candidarsi alle elezioni e senza riconoscere chi prende voti dei cittadini. La borghesia, tutta la classe media. La borghesia, un certo mondo intellettuale del paese. Dica un nome, ci faccia capire. Establishment, Repubblica. Come no, e ha fatto contento. L'ho fatto, lo so, l'ho fatto apposta. Ora fatto contento. Noi dobbiamo capire se questa spina la volete unire o no. Ecco. È perché poi Fassina, si prende la responsabilità dai governi. Bravissimo. Allora ci dobbiamo fermare. Finito. Noi li rivolgiamo un'altra volta. Fateci sapere. I militanti di Ostia Antica devono tornare. Assolutamente. Magari qui in studio. Noi ci vediamo domani sera. Domani sera è un'altra bella puntata. Perché parliamo dei vostri soldi. I vostri soldi e soprattutto la vostra casa. Domani sera, l'IMU. Buonasera. Buonasera a tutti.